Seconda parte di questa nostra puntata, abbiamo visto le immagini prima del match e della vittoria dell'Ancona sull'Angolana, adesso le dichiarazioni nel dopo partita. Sentiamo mister Cornacchini, poi parliamo in studio di quello che lui ha detto, ma anche insomma, di come a Civitanova si ricordano di Cornacchini. Ho preso gol sulla ripartenza, su un errore nostro, abbiamo perso palla, poi è stato un gollonzo perché mi sembra che ce la siamo buttati dentro da soli, quindi... Però l'approccio c'è stato, la squadra cerca di fare la partita, nel momento in cui questi si difendono tutti dietro la linea della palla, di qualche difficoltà la trovi. Io riguardo il gol che abbiamo fatto con Pazzi, è fatto su una ripartenza nostra, quindi è più facile giocare in questa maniera qua. Devi riuscire a sbloccarle prima, se non ce la fai soffri, perché quando trovi tutti i giocatori dietro la linea della palla devi essere bravo a non sbagliare mai la giocata e devi vincere due individuali. Bisogna stare tranquilli, non ascoltare magari gli eventuali fischi che ci sono quando tu giri palla e non ci sono gli spazi. Quindi bisogna avere pazienza. Mi sembra che la squadra l'abbia avuta e l'ha dimostrato, insomma, giocando bene. Poi le individualità ce l'hai, hai la qualità per poter fare gol in qualsiasi momento. Ha fatto gol, ha preso rigore, è un attaccante fastidioso. Fastidioso perché ti attacca alla profondità, prende dei falli, quindi è bravo in questo e dobbiamo sfruttarlo per queste caratteristiche che ha. Derby difficile, però noi non possiamo avere paura di nessuno, insomma, forse di noi stessi. Andiamo lì cercando di fare il risultato. Come si diceva, queste tre partite bisogna provarle a vincere 2-3, una l'abbiamo fatta, adesso speriamo che sia importante il risultato già domenica. La Maceratese ci poteva stare perché un derby è sempre, sinceramente in Termoli pensavo che vincesse. Quindi, adesso c'è il Matelica che mi sembra abbia vinto, quindi c'è da soffrire lo stesso. Ancora il campionato secondo me è molto lungo, cioè abbiamo altre partite, quindi noi non possiamo permetterci di pensare di avere vinto, dobbiamo lavorare come stiamo facendo, dobbiamo essere pronti tutti, qualsiasi giocatore che io metto in campo deve essere pronto, non possiamo più sbagliare. Mi sembra che questa squadra qua debba avere delle tensioni sempre, perché sì, nel momento in cui non c'è questo un pochettino perde. E quindi è una squadra di grande personalità, quindi nei momenti di difficoltà riesce a trovare sempre le giocate migliori, quindi mi auguro di avere questa tensione fino alla fine del campionato. Allora Marco, su questa parte finale, no? Il mister dice insomma meglio che questa squadra abbia delle pressioni addosso, perché altrimenti forse fa un po' più fatica. Sei d'accordo? Questo comunque serve anche per esaltare un lato, no? Un vostro aspetto di una squadra di personalità, di carattere. Ma i risultati fino adesso hanno detto questo, perché nei momenti di difficoltà siamo sempre riusciti a fare grandi prestazioni. Però da dentro non credo che affrontiamo la partita dopo magari una partita deludente in maniera diversa. Noi prepariamo tutte le settimane la partita allo stesso modo e poi ci può stare che qualche partita durante l'arco di un'annata la sbagli. Però sì, è una squadra di grande carattere che nei momenti di difficoltà riesce ad esprimersi meglio e ad avere reazioni importanti. C'è da sbagliare il meno possibile adesso, ha detto anche il mister, no? Sembra quasi insomma che anche lui avverta il pericolo alle spalle, benché ci sia un discreto vantaggio. No, beh, come dice lui, la strada è ancora lunga, e... Anche noi comunque facciamo le stesse considerazioni che sono state fatte prima sul Matelica, soprattutto in questo momento, visto che è quella che anche sulla carta ha le partite più, ha il calendario più agevole, diciamo. E niente, detto questo, comunque noi dobbiamo guardare soltanto a noi stessi e dobbiamo da qua alla fine cercare di vincere più partite possibili. Una domanda per Quintabà, se ti stupisce il fatto che il mister non sia entrato nelle grazie di tutto il pubblico d'Ancona? Diciamo che l'Ancona per tradizione, per storia, cerca sempre di vedere bellissime partite. In Serie D invece... Le gare non te le regala nessuno, bisogna giocare con il coltello tra i denti, non mollare mai e quindi bisogna dare il massimo. E l'Ancona, l'obiettivo che si è prefisso è quello di ottenere assolutamente la promozione, quindi deve assolutamente vincere il campionato e quindi
Mi spiace per Giovanni, ecco, che vedo che ha trovato delle difficoltà, non ha molti estimatori, soprattutto in tribuna, però per lui è importante centrare l'obiettivo. Poi, e per questo, secondo te, che lo conosci, è l'uomo giusto, cioè l'uomo che poi guarda a quello che è l'obiettivo finale, al di là del fatto o del bel gioco, che poi forse è una chimera, come hai detto tu, in Serie D, vedere il bel calcio che tutti vorremmo vedere. Certo, non è facile portare a casa il risultato in queste categorie, però bisogna dare il massimo. Lui è un allenatore che ha margini di miglioramento, deve anche migliorare, deve anche crescere. Però in questo momento deve raggiungere l'obiettivo al di là del bel gioco, ecco. Anche perché l'Ancona l'ha scelto proprio per questo, quando sì, sostanzialmente per questo motivo qui. L'hanno scelto, sì. Quindi non penso che ora gli si possa imputare. Sì, diciamo anche che l'Ancona, però, a differenza, per esempio, il primo anno a Civitanova, la Civitanovese aveva giocatori anche bravi tecnicamente, però dotati di personalità, di spessore sotto l'aspetto della personalità. Qui in Ancona giocatori molto molto tecnici che in questa categoria non c'entrano per niente, cioè basta avere Bondi, un giocatore che a volte può vincere anche la partita da solo, però ha qualità notevoli. Però ripeto, il problema è la categoria e l'Ancona deve andare via da questa categoria, perché non c'entra niente, anche come società è una società solida, virtuosa, e quindi merita altri palcoscenici. E poi lo scambieresti il bel gioco per la promozione, no? Non è che non lo scambio io, ma se all'inizio del campionato, dopo 2 anni in Serie D, avessero chiesto a tutti i tifosi se preferirebbero vedere delle belle partite ma non salire di categoria, o comunque portare avanti un campionato di vertice e, come dicevi giustamente, andarsene via dalla Serie D, sicuramente avrebbero scelto la seconda opzione. Quindi io direi che Cornacchini stia portando avanti un obiettivo che tutti vogliono, insomma. Quindi se ce la faremo, missione compiuta, e poi gli amanti del bel gioco se ne faranno una ragione, ma in Serie D, come dicevi giustamente, difficile entusiasmarsi per partite contro Arenato Curi, adesso, con tutto il rispetto, ma, insomma. Sì, poi al di là del bel gioco, che può essere che poi più una questione di 4 gol, hai visto, quindi. Però quello che resta è comunque sia l'impressione di una squadra che finora non è stata messa sotto da nessuno. Infatti, Marco, in questo ti voglio chiedere qual è la qualità che secondo te si vede di più nella vostra squadra e che si rispecchia nel mister? Ma sicuramente la coesione di un gruppo che fin dall'inizio, come è stato costruito, e poi man mano durante questi mesi è venuto fuori, diciamo. Siamo un gruppo molto unito che nei momenti di difficoltà tira fuori ancora qualcosa in più, e quindi questo ci permette di superare i momenti difficili e di aiutarci uno con l'altro, soprattutto, che nel calcio, diciamo, che è la cosa più importante di una squadra, perché è facile far bene quello che devi fare quando le cose filano, van via dritte senza problemi. Cioè, il difficile viene quando qualcosa si inceppa, che magari certe giocate non vengono, che magari prendi un tiro in porta e prendi gol. Lì si vede il gruppo, si vede il carattere comunque di un gruppo. Questo in quest'Ancona c'è, penso che l'abbiamo dimostrato e fino adesso, e lo percepiamo anche noi all'interno del gruppo.
Possiamo leggere la classifica dei marcatori della ventesima, dopo la ventesima di campionato, perché Miani del Termoli sempre in testa con 12 reti, seguono Cacciatore del Matelica e Panico tra Boiano e Isernia che ha messo a segno 11 reti, Acquaro del Celano con 10, Bondi dell'Ancona e Stefanelli del Fano, Ceccarelli ex Sulmona con 9, Berardi della Isina con 8, poi Degano, Sivilla, Tavares e adesso anche Pazzi con 7, Ambrosini, Cavaliere, Gabrielloni della Maceratese, Galli della Recanatese, così come Noman che però con la Recanatese non gioca più, oltre a Pedalino ex Amiternina e D'Angelo ex Sulmona, tutti questi con 7, un saluto Aldo che domenica sarà al Polisportivo. Vedere tutti questi nomi che giocano per l'Ancona, domanda per Diamanti. Che impressione fa, visto che poi domenica prossima ci sarà da fermarli? Insomma, come si affronta l'Ancona, come soprattutto la Civitanovese arriva, e credo bene, a questa sfida? Noi arriviamo bene, sì, è vero, perché come ho detto prima, il punto ci dà morale, ci dà fiducia, però non abbiamo la presunzione di poter affrontare domenica l'Ancona a viso aperto. Siamo consapevoli che sarà una partita, tra virgolette, proibitiva, però in settimana la prepareremo bene, come abbiamo preparato quella di Macerata. Cercheremo di prendere le giuste contromisure a una corazzata, una squadra fortissima come l'Ancona. Magari come all'andata che avevamo preparato, cercato di preparare, di segnare i primi minuti, perché sapevamo che l'Ancona soffriva i primi minuti e poi magari di farli innervosire, e la partita affilata tutta liscia, ci riproveremo. Oh, fra gli ex ci sei anche tu, Marco, no? Che tornerai al Polisportivo, così come Pazzi, così come Cornacchini, così come anche Biso, però. Fabi Cannella, giustamente. Me lo ero dimenticato. Come è stato l'anno scorso? Insomma, che ma al di là di quelli che sono stati poi i risultati, perché è stata un'annata abbastanza difficile, complicata, non riuscivamo a esprimerci, non riuscivamo a vincere. E ci siamo complicati la vita in diverse situazioni, in diverse partite, però al di là di tutto questo è stata comunque un'esperienza positiva. Mi sono trovato bene a Civitanova e niente, spero che comunque mi accolgano bene. Oh, poi c'è questo SMS che possiamo leggere, no? Allora, abbiamo un messaggio per Mallus. Mallus è di origine sarda. A parte questo che ci spiegherai, ma non è che... Come ti trovi qui ad Ancona? Bene, molto bene. Scelta fatta anche per rilanciarti, no? Sfruttare sì. un'opportunità per tornare dove eri stato. Dove esatto, eri esatto, esatto. Ho trovato comunque, sono stato fortunato a trovare il mister a Civitanova l'anno scorso, che poi quest'anno mi ha portato ad Ancona. E niente, spero di sfruttare questa occasione al massimo, perché sì, ci tengo particolarmente a vincere il campionato anche per me stesso, per comunque ritrovare una categoria che ho lasciato qualche anno fa. Sì, diceva prima, anche portando il confronto con l'andata, no? Quindi il modo in cui la Civitanovese all'andata ha cercato di fare la partita ad Ancona. Sono cambiati però i due tecnici, senza nulla togliere a Gabbanini, però prima c'era, insomma, uno che... Un bel furbone come Iaconi, no? Quindi uno che sapeva come mettere in difficoltà l'avversaria. Beh, diciamo all'andata Osvaldo Iaconi preparò bene la partita e, come ha detto Andrea, loro hanno cercato di sbloccare subito la partita per cercare di mettere in difficoltà la compagine dorica. Non erano passati nemmeno 60 secondi e Boateng ha trovato il varco giusto e ha sbloccato la partita, però dopo la Civitanovese è arretrata, anche perché è rimasta in 10 a un certo punto della partita, fu espulso Morbiducci, quindi l'Ancona prese campo, fu un assedio e raggiunse il pareggio nella fase finale, diciamo, della partita. E adesso c'è il nuovo mister, Leonardo Gabbanini, che non ha l'esperienza, diciamo, di Osvaldo Iaconi, il comandante di mille battaglie,
Però questo qui è un ragazzo scelto dal nuovo direttore generale della Civitanovese, Giorgio Bresciani, che ha voluto portare, diciamo, a Civitanova un allenatore che non avesse condizionamenti, quindi che non conoscesse la piazza, un allenatore giovane che non ha, diciamo, è normale, oggi addirittura compie 34 anni, quindi approfittiamo anche per fare gli auguri al nuovo mister, non ha l'esperienza di Iaconi, però è un tecnico che è allenato da molti anni, perché lui da giocatore ha avuto un infortunio a 20 anni quando giocava con la Rondinella per la rottura la rottura del tendine inguinale, e quindi ha intrapreso subito da 20 anni la carriera di allenatore, quindi ha alle spalle quasi un decennio di settore giovanile con le formazioni giovanili della Fiorentina. Poi, dietro l'esonero di Iaconi ci sono solo motivi squisitamente tecnici, come la società ha voluto spiegare per l'esonero appunto dell'ex tecnico rossoblu, oppure sarà inclinato anche qualcosa a livello dirigenziale? No, il rapporto si era inclinato e, diciamo, dopo la partita contro la Miternina lì la frattura era diventata quasi insanabile, poi c'è stata una tregua che è durata qualche giorno e poi le due sconfitte con il Pesaro e la prima e il girone di ritorno con la Jesina hanno accelerato i tempi. A quel punto il presidente Di Stefano ha voluto dare una sterzata all'ambiente e quindi ha preso questa decisione di sollevare il lunedì sera dall'incarico Osvaldo Iaconi, però il rapporto era visibilmente incrinato, quindi un qualcosa doveva accadere, non poteva andare avanti così la cosa. Leggiamo questo sms perché tira in ballo un'altra di quelle squadre che però non abbiamo forse colpa nostra considerato. L'Ancona perderà Pesaro. Se la Vista non avesse buttato via punti già presi in partite che vinceva con 2-3 gol di vantaggio, sarebbe stata la vera anti-Ancona. Beh, la Vista Pesaro adesso è in corsa, è quarta a giocarsi tutti gli scontri contro le tre che la precedono. Sì, sembrava una squadra che aveva perso la brillantezza della scorsa stagione, invece in questi ultimi risultati sta dimostrando di recuperare il terreno perduto, anche se il Ridolfi dell'anno scorso non è più sicuramente quello di quest'anno. Credo che la mano di Mister Maggi continua a sentirsi, nel senso che è una squadra che comunque ha una struttura solida, penso una formazione che punti ai playoff senza avere altre ambizioni, anche perché è una formazione, ecco, che si può togliere qualche soddisfazione ma non da primissimo posto. Ci fermiamo per un attimo, spazio al nostro sponsor. Oksana, sì, che dunque dici? È arrivata l'ora di lasciare lo spazio alla nostra Giulia Dionisi con la sua rubrica Qualità e Amore. Ciao a tutti, siamo qua con la rubrica Il meglio o il migliore per Giuseppe Cingolani, il nostro sponsor da Qualità e Amore. Guarda, per me ieri il migliore è stato, secondo me, Didio. Di Dio perché è un giovane, è all'inizio del campionato che si dà tanto da fare e ha segnato un gol importante, un gol che ci ha dato la forza di farne anche altri. Perciò è un giovane e noi i giovani a Qualità e Amore ci piacciono, perché noi siamo giovani, a parte io che sono un po', faccio da allenatore a questi giovani. Abbiamo tanti giovani a Qualità e Amore, abbiamo tanta voglia di fare bene come hanno i giovani, però i giovani vanno un po' anche tenuti a stichetto, dico io, un po' a guinzaglio, perché devono essere sempre tenuti e controllati come devono essere. Però, ma a stecchetto non però per quanto riguarda il cibo? No, per il cibo no, però per come si comportano in campo e nel lavoro bisogna stargli attento, perché hanno tante risorse. Noi dobbiamo avere fiducia nei giovani, come l'Ancona sta facendo adesso, perché i giovani ci porteranno in alto. E con noi e con l'Ancona, anche Qualità e Amore, con i giovani andremo tanto tanto in alto, perché noi vogliamo fare le cose bene. Guarda, è una cosa bella, è un connubio tra noi e l'Ancona. Quello che vuole fare l'Ancona vogliamo fare noi. Noi siamo a un buon punto,
anche l'Ancona a buon punto, siamo primi in classifica e vogliamo rimanerci a lungo fino alla fine come noi qui. L'anno nuovo è iniziato alla grande da noi, stiamo lavorando bene. Facciamo tante grigliate, facciamo tanta gente che viene a fare la spesa qui da noi per andare il pacco famiglia e tutta la carne e le qualità che noi abbiamo. Siamo contenti di questo 2014, perciò possiamo fare solo che bene, perché l'Ancona funziona, qualità e amore funziona e noi funzioniamo, perché noi siamo il meglio, secondo me, tu sei il meglio per la ETV e io sono il meglio per quello che è il mangiare. Grazie Giuseppe, infatti il migliore proprio nella qualità e nell'amore siete sempre voi, ecco, sì, qua noi, Peppe. Sì, siamo sempre voi. E quindi che consiglio dai adesso per la prossima settimana? Noi andiamo a Civitanova prima cosa, perciò la squadra deve stare attenta e deve stare in guardia fuori per poi andare via in contropiede e fare gol. Pazzi si è sbloccato, perciò io ho molta fiducia in questa trasferta di Civitanova. E poi noi Qualità Amore vi aspettiamo con tanta qualità. Abbiamo le serate di musica mercoledì e poi per il fine settimana tanta voglia di mangiare quella carne, quelle bistecche alla brace che ci danno tanto sapore, ecco, tanto sapore. E tanta energia. Tanta energia, brava. Vedi, tu mi aiuti molto, guarda, in questo caso. Beh, sono contenta. Allora salutiamo l'Ancona e tutti coloro che vorranno venire a trovarci qua da Qualità e Amore. Forza Ancona, forza Qualità e Amore. E forza Qualità e Amore. Allora, SMS, prima di andare in pausa, una considerazione che giriamo a Prosperi. Ma quando viene la gente allo stadio? Forse dopo il 4 maggio a campionato finito. Che delusione. Saluti, Patrizio. E in questo si può dire che anche tramite l'abbassamento delle reti, insomma, si cerca di renderlo più confortevole lo stadio, come detto a inizio puntata. Cioè, la categoria non aiuta sicuramente una città come Ancona. Il discorso delle reti non penso che porterà gente allo stadio, più che altro è un segnale per un percorso che si è voluto intraprendere. Non lo so, i tentativi sono stati tanti, le iniziative anche, non so se vi ricordate, insomma, le giornate bianche, rosse, porta un amico con un euro, che tra l'altro era andato anche bene, che aveva riempito la giornata bianca, mi pare che fosse. La piazza in questo momento è questo che può dare, la categoria è questo che può dare. Molti mi chiedono in quanti andremo a Civitanova, per esempio, e onestamente previsioni non se ne possono fare. Comunque il discorso dei numeri a me non piacciono, cioè le persone che vengono allo stadio sono queste. Partiamo da queste persone che vengono, chi non viene farà altro, non lo so. Noi facciamo di tutto per portare le persone allo stadio, ma alla fine secondo me la categoria l'anno prossimo avvicinerà ancora più tifosi. Certo è che tanta gente ha trovato un sacco di scuse che io non capisco. Una volta era il marchio, una volta era tutta una serie di cose che poi, mettendoli insieme, abbiamo visto che non hanno portato più persone allo stadio. Comunque onore a chi viene e gli altri arriveranno. Per la cronaca, quanti posti ci sono al polisportivo per i tifosi ospiti, Alessandro, così almeno ci facciamo un'idea di quanti biglietti più o meno ci potrebbero essere a disposizione, visto che non ci sono delle restrizioni in vista e quindi, a parte il consueto, la consueta modalità della prevendita fino alle 19 di sabato, però per il momento no, la trasferta è libera. È libera. Al momento sì, diciamo che al polisportivo viene riservata alla tifoseria ospite la tribuna laterale sud, e la capienza, diciamo, per quel settore è intorno agli 800 posti, quindi suppongo che i biglietti riservati alla tifoseria dorica si aggiri intorno a questa cifra qui. Poi non facciamo numeri nelle previsioni, per l'appunto. Piuttosto ci fermiamo per la nostra seconda pausa, così andiamo. Sì, signore e signori, finisce qui la seconda parte della serata biancorossa. Ci vediamo subito dopo la pubblicità con la terza ed ultima parte.